siamo all'interno della terza parte del primo volume della storia sociale della Chiesa di Monsignor Benigni e siamo nella terza sezione, dopo aver analizzato la vita politica e quella etico-giuridica, qui viene analizzata quella sociale ed economica. E in particolare si parla dei contatti sociali. E il concetto fondamentale che regola la vita economico-sociale dei cristiani è l'armonia e la cooperazione delle classi, fondata sulla uguaglianza, fratellanza e solidarietà umana. Governo e cittadini, padroni e servi, patroni e clienti, ricchi e poveri, produttori e consumatori debbono, secondo il concetto cristiano, evitare ogni lotta di classe propriamente detta, attenendosi alla cooperazione a vantaggio di tutti. In questo modo, il celebre apologo di Menenio Agrippa, che ricordava ai plebei la necessaria collaborazione con i patrizi per il bene comune, trova un suo fondamento spirituale e non è soltanto un principio utilitario, ma un obbligo morale in nome di una civiltà superiore basata sull'amore del prossimo. Ecco, il punto fondamentale è che il cristianesimo basa questo principio dell'armonia, della cooperazione fra le classi, non su un principio economico, ma su un principio religioso. Quindi sulla carità, gli uni verso gli altri, in cui entrambi hanno da guadagnare ed entrambi hanno qualcosa da dare all'altro, perché se il ricco è ricco di denaro, il povero è ricco di grazie presso Dio che ama i poveri, e dunque se il povero ha bisogno del denaro del ricco, il ricco ha bisogno delle preghiere del povero, e quindi ognuno dà all'altro ciò di cui abbonda. Se la religione, anziché portare questo argomento, avesse basato questo principio su complicate disquisizioni economiche, su statistiche e su calcoli, non sarebbe stata più una religione ma una scuola economico-sociale. Invece la religione è benemerita della civiltà, anche materiale ed economica, se le sue deduzioni religiose concordano con quelle della sociologia scientifica e civile. In questo senso il cristianesimo dimostra di essere una religione vera e il fatto di essere benefica per la società è una conferma della sua verità. Per converso, il Talmud degli ebrei e il Corano, che dicono ai loro adepti «Voi siete il popolo eletto», e gli infedeli sono in vostro potere, dovete farne degli schiavi o almeno degli sfruttati, dobbiamo concludere che sono religioni incivili e per questo stesso fatto che non sono vere. Il cristianesimo invece, che dalle sue fonti ed argomentazioni teologiche deduce logicamente l'uguaglianza e fratellanza umana e perciò la solidarietà umana, si mostra qual è, cioè una religione che è base della civiltà. Non lotta di popoli, per una religione che proclama l'uguaglianza del greco e dell'ebreo, non lotta di classe, per una religione che insegna a non fare agli altri quello che non si vorrebbe fosse fatto a sé e a fare agli altri quello che si vorrebbe fosse fatto a sé, quindi armonia di popoli e di classi, come di famiglie, di qualsiasi altra associazione umana, perché dobbiamo amare il prossimo non con le parole ma con i fatti. Questo è l'insegnamento assoluto che il cristianesimo ha impartito fin dai suoi primi giorni, quando la società pagana e perciò incivile rispondeva alla dottrina dei cristiani, alla dottrina di amore, col ghigno del razionalista Celso, o col grido della plebaglia, i cristiani ai leoni.
rapporti con i pagani. La questione del contatto dei cristiani con i pagani era regolata dal criterio fondamentale di evitare qualsiasi occasione, qualsiasi pericolo di infezione idolatrica o immorale, salva però sempre la carità e quindi la cura di cercare l'occasione opportuna di evangelizzare gli infedeli, col buon esempio e con la parola. Quindi era proibito ai cristiani sposarsi con i pagani per l'evidente pericolo di apostasia e di corruzione della prole. Ma in via generale i cristiani non mostravano per i pagani nessun risentimento, nessun disprezzo, ma piuttosto compassione amorevole. E non insultavano gli dei pagani, perché sarebbe stato stolto insultare chi non esiste, e anche sarebbe stato pericoloso abituare le loro bocche alla maledizione, come dice Origene, esattamente così: ut ne os nostrum assuescat unquam maledicere. In genere i cristiani non rifuggivano dai comuni servigi della vita. Quindi nessuna meraviglia che, nonostante l'odio bestiale della plebe pagana, i cristiani suscitassero anche amore e ammirazione, come nel caso di San Fruttuoso, vescovo di Tarragona, che fu accompagnato al martirio in mezzo a due ali di popolo plaudente, che non era fatto solo di cristiani, ma di pagani, anche di pagani. E fu proprio questo contatto con i pagani che permise a questi ultimi di capire che i cristiani non erano animati, come si diceva, da odio del genere umano, ma al contrario, da vero amore del genere umano. La pietà per i defunti. L'idea della morte nell'antichità classica restò sempre quella dell'Achille di Omero: preferirei essere povero contadino sulla faccia della terra, dice a Ulisse, che non sovrano nel regno delle ombre. Ossia, la fine della vita era considerata con la più nera disperazione, la fine di tutto. Se ne ha un eco anche, per esempio, nei versi moderni del pagano Carducci, prima della sua finale conversione, per esempio in Pianto Antico: la morte come fine di tutto e quindi disperazione, la morte come oscurità contrapposta alla vita come luce. I riflessivi poi vedevano la morte con un fatalismo crucciato, questo è testimoniato dalle iscrizioni sulle tombe pagane, oppure anche dai versi dell'imperatore Adriano, famosi: animula vagula blandula, hospes comesque corporis, quenunc abibis in loca, pallidula, rigida, nudula, non ut soles dabis iocos. Qui un mal rassegnato fatalismo. Perciò sulle tombe non poteva vivere nessuna consolazione. La formula di cui spesso si ponevano sulle tombe le sigle, O.A. Udeis athanatos, nessuno è immortale, era una magra consolazione, perché ciò che dispiace all'egoista e al materialista non è che muoiano tutti, ma che debba morire egli. Quindi la mentalità pagana non poteva elevarsi al di sopra di uno sterile e desolato rimpianto dei cari morti. Al contrario, San Paolo diceva ai cristiani: non vi rattristate come gli altri che non hanno speranza. Prima Tessalonicesi 4,12. Grande quindi la diversità dell'ideale cristiano, che insegnava come i defunti vivano realmente, non semplicemente nei nostri cuori, come si è ritornati a dire oggi, no? Con una formula che in realtà sa di paganesimo e che si riflette nel cosiddetto minuto di silenzio, che non ha senso se non si crede nell'aldilà e che invece andrebbe riempito di preghiere. Soffermandoci sul punto
soffermandosi sul punto propriamente sociale, i cristiani, togliendo alla morte la tetra disperazione o l'incivile scetticismo del paganesimo, innalzarono la pietà per i defunti a un'altezza morale sino allora ignota, come rivelano le iscrizioni nelle catacombe. E grande fu la cura che i cristiani prestarono per le sepolture dei loro correligionari, come testimoniato per esempio dai profumi che ponevano nelle catacombe, per i quali spendevano più che non i pagani per i loro dei. E chi conosce le catacombe romane ha visto certamente le fiale odorifere murate ai loculi, anche contro il fetore che il sepolcreto chiuso non poteva non tramandare. I fedeli di Lione erano dolentissimi per non aver potuto seppellire le membra dei martiri scampati al rogo e al macello. Per questo motivo i cristiani disapprovarono l'uso, che era quasi ordinario presso i pagani, della cremazione. Fra le ragioni che Tertulliano adduce contro il servizio militare da prestarsi dei cristiani c'è anche questa della cremazione con cui si consumavano i cadaveri, mentre il cristiano non è lecito cremare. Qui Monsignor Benigni sorvola sulla discussione che dà per conosciuta e scontata sulle ragioni per cui l'inumare è più civile del cremare. Ma ricordo come i neopagani, per mero odio contro il cristianesimo, hanno, per così dire, riesumato la cremazione, cioè hanno riesumato l'uso pagano, hanno reintrodotto i forni di carne umana, dice, con tanto meno di attenuanti quanto più evoluta la civiltà dal tempo in cui intorno al rogo di Giulio Cesare accadde un massacro degno dei funerali guerreschi delle pelli rosse. Pertanto la condanna dell'uso ordinario della cremazione costituisce un altro titolo di benemerenza cristiana verso la civiltà morale, e i popoli civili che non cedono alla propaganda cremazionista, che resta precisamente per i settari e per gli squilibrati, danno al cristianesimo la conferma e la lode della sua opera civilizzatrice. Ognuno, penso, può fare il collegamento col presente e con l'attuale posizione della sedicente Chiesa del Vaticano II. È noto che i cristiani non mancarono poi di usare delle leggi vigenti per costituirsi in collegi funeratici allo scopo di assicurarsi una conveniente sepoltura pagando una tassa mensile, possedendo dei terreni per sepolcreto e riunendosi per celebrare le esequie e le commemorazioni dei loro defunti. E questi collegi funeratici furono permessi anche da alcuni imperatori come Traiano, mentre altri li proibirono, togliendo perfino il diritto funeratizio ai cristiani. A Roma fu probabilmente il Papa Vittore che costituì la comunità cristiana in collegio funeratizio, e tra i diaconi addetti a questo servizio ci fu Callisto, che poi divenne Papa. Riassumendo questa parte, ricordo nel periodo pre-costantiniano, che in gran parte è periodo di persecuzioni, anche se non continue, non è propizio a uno svolgimento sistematico e completo di una dottrina, di una prassi, però perché le condizioni del cristianesimo sono quelle di una religione perseguitata. Tuttavia già in questo periodo si possono vedere i principi di base che rimarranno uguali e costanti in tutte le epoche, ovviamente mutatis mutandis, ossia una volta venuti meno gli aspetti
relativi e specifici di quest'epoca. E la vita etico-giuridica della Chiesa pre-costantiniana ha lo scopo di preparare la società pagana alla vera civiltà che è quella cristiana. Sempre abbiamo visto in tutti i campi la Chiesa riesce a mantenersi nel giusto mezzo evitando i due pericoli opposti dell'eccessivo lassismo che le avrebbe tolto il vigore e la purezza necessari e d'altra parte evitando anche l'eccessivo rigorismo che le avrebbe reso impossibile cristianizzare lo Stato e la società. Così i tre secoli pre-costantiniani contengono la provvidenziale incubazione del trionfo della civiltà cristiana. Scusate, questa era la seconda parte del libro. La terza parte comincia qui ed ha per titolo La vita economica della Chiesa pre-costantiniana. Poi Monsignor Benigni fa una premessa spiegando in cosa consiste il problema economico-sociale. Il fatto fondamentale dell'economia sociale è la sussistenza umana, cioè la soluzione del problema della lotta per la vita. Lotta che consiste nella difesa da tutto ciò che minaccia la vita fisica, come la fame, la sete, il freddo, il caldo, le malattie. Questa sussistenza va intesa secondo la civiltà, ossia non come semplice sopravvivenza, ma anche la ricerca di una vita per quanto possibile agiata. Il problema pratico della sussistenza si svolge così. La sussistenza comporta il consumo delle cose necessarie ad essa, che sono i cibi, consumo rapido, gli abiti e gli attrezzi, consumo più o meno lento, le abitazioni, consumo ancora più lento. E siccome la natura non fornisce sufficienza a questi mezzi, si pone il problema della produzione artificiale di essi, tanto di materia, coltivazione agricola, come di forma, manifatture. Per ottenere tale produzione ci vuole la materia produttiva e strumentale e il lavoro. D'altronde non tutti possono produrre, sia perché inabili, fisiologicamente come i bambini o patologicamente come i malati, sia perché incolpevolmente disoccupati, e quindi si pone il problema dell'assistenza. A questo problema si può ridurre quello della attività e passività economico-sociale. L'attività riguarda l'attività produttiva commerciale degli individui, dalla quale nasce un benessere che non è solo individuale ma anche sociale. La passività si riferisce al pagamento dei tributi, pagamento che non riguarda soltanto quello dei beni che vengono usati o consumati dal pagatore, ma anche nel caso in cui l'individuo non ne fruisce, come l'uomo senza figli che paga le tasse anche per l'istruzione della gioventù, e questo appunto per il principio di solidarietà umana. E da ciò nascono alcuni quesiti. Poiché la sussistenza è necessaria a tutti, è giusto che i beni, terra, abitazioni, strumenti di lavoro, appartengano solo ad alcuni o dovrebbero essere un possesso collettivo, quindi problema della proprietà. Seconda questione, data l'anzidetta proprietà privata, sarà lecito di quel proprietario, il proprietario che non lavora direttamente, partecipi al guadagno della loro produzione, anche se questa avviene mediante il lavoro altrui, quindi problema del capitale. Terzo, data la liceità della proprietà anche capitalistica, l'obbligo del lavoro è soltanto economico, cioè incombe soltanto a chi senza lavoro non potrebbe sussistere o ricade anche su coloro che non hanno un bisogno materiale del lavoro e quindi include soltanto i bisognosi o anche i ricchi. Problemi del lavoro. Infine, quanto agli incolpevolmente produttivi, in che misura è dovere di chi lavora contribuire anche alla loro sussistenza? C'è l'obbligo morale di partecipare o meno di non ostacolare l'attività economica e sociale, di pagare i pubblici tributi anche quando l'individuo non ne gode degli effetti diretti, problemi quindi dell'assistenza. A questi problemi, spiega Monsignor Benigni, rispondono tre sistemi
fondamentali, ognuno dei quali ha una sua speciale dottrina sociale, che viene applicata sia alla vita politica ed etico-giuridica, sia a quella economica. E li individua così l'individualismo, il cristianesimo, il collettivismo. L'individualismo, il liberalismo, che ritiene l'individuo nato libero dal vincolo sociale, che è un vincolo non naturale ma contrattuale, ha come base il contratto sociale di Rousseau, non riconosce altra legge etica che la libertà, considerata come diritto di fare quel che si vuole, purché questo non leda la libertà altrui, e come dovere di non far nulla contro questa. Basato quindi sulla libertà presa come fondamento di tutta la sociologia, l'individualismo non riconosce la solidarietà umana, propriamente detta, come un obbligo naturale. Loda, sì, e incoraggia la solidarietà volontaria e contrattuale, per esempio la cooperazione industriale e commerciale, perché utile all'individuo. Loda e incoraggia anche la filantropia, perché è cosa conveniente, onorevole e anche proficua, almeno indirettamente, ma non conosce l'obbligo di solidarietà fraterna come inteso nel senso cristiano, anzi lo nega assolutamente, e soltanto una più o meno inconsapevole influenza della civiltà cristiana, oppure opportunismo, fa sì che alcuni liberali nascondano la loro dottrina egoistica, che altri peraltro, come Nietzsche, proclamano invece apertamente e anche in maniera molto conseguenziale. Perciò l'individualismo riconosce il diritto di proprietà illimitato, secondo la formula antica della civiltà romana, ius utendi et abutendi, cioè il diritto di usare e di abusare, che i romani applicavano anche alla famiglia, per esempio l'autorità del pater familias. Riconosce pienamente e illimitatamente la fruttificazione del capitale, quindi si traduce in capitalismo, e relativo sfruttamento del lavoro altrui, purché il lavoratore non si preoccupa tanto del fatto che il lavoratore abbia ciò che gli permette di vivere decorosamente, ma soltanto che il lavoratore abbia contratto liberamente l'accordo su cui si basa il suo lavoro. Dopodiché si disinteressa delle sue condizioni, senza pensare che questo impegno può essere stato preso così, obtorto collo, no? Senza una vera libertà. L'obbligo di assistenza come conseguenza della solidarietà umana è negato dall'individualismo. E l'individuo satollo che si è seduto al banchetto della vita e ha fatto indigestione non si sente in dovere di aiutare l'inabile famelico. E così dicasi anche dell'attività e passività economico-sociale. Insomma, la frase popolare «il mondo è di chi se lo piglia» esprime bene la teoria economico-sociale dell'individualismo. Come dice Monsignor Benigni, la vediamo trionfare in tutti i paesi in cui domina l'individualismo. Lo diceva 100 anni fa, possiamo dirlo ancora oggi. E la miglior cosa che l'individualismo consiglia per ridurre il numero degli affamati è ridurre il numero degli affamabili, cioè delle nascite, da cui la teoria del malthusianesimo, cosiddetto da Robert Malthus, 1766-1834. Oggi siamo, come si sa, in epoca di neomalthusianesimo. Secondo Malthus e secondo i neomalthusiani, le famiglie non debbono procreare figli se non sono sicure che questi saranno ricchi. Il sistema individualistico, che è amorale in teoria, diventa immorale e antisociale in pratica e storicamente ha avuto le sue basi nel paganesimo classico, ma poi è risorto con la Rinascenza e ha dominato con la Rivoluzione. Quindi siamo ancora oggi in pieno paganesimo anche sociale. E che l'odierno paganesimo individualista sia sostanzialmente la stessa cosa del paganesimo del paganesimo dell'imperium
prima oligarchico, poi monarchico, bastano a mostrarlo, basterebbe mostrarlo l'esatto ricorso degli stessi fenomeni diagnostici, la ricchezza accumulata a miliardi nell'oligarchia plutocratica, in mezzo all'inasprimento della miseria e della folla, sino al malthusianesimo, che come abbiamo detto è tornato oggi. Perciò storicamente l'individualismo o liberalismo è il paganesimo trascendentale, cioè un paganesimo che prescinde dall'adorare gli dei dell'Olimpo o la dea ragione, ma che si può riscontrare in tutte le epoche e ha come caratteristica il porre al centro dell'universo l'io. Il cristianesimo parte da tutt'altro principio, quello della uguaglianza, fratellanza e conseguente solidarietà umana in Dio. Il Dio è antonomasticamente il Signore, cioè il padrone assoluto di tutto e di tutti. Tutto ciò che esiste è pienamente suo e può essere nostro perché Egli ce lo dona. Ma siccome noi stessi siamo cosa sua, così ciò che in quel senso relativo è nostro non cessa di essere suo e quindi è regolato dalla sua volontà e legge. Pertanto egli ha dato la terra agli uomini con la legge fondamentale che tutti si meritino di viverne e di fatto ne vivano. Perciò ogni abile deve possibilmente lavorare per meritarsi di vivere, prescindendo dal bisogno individuale economico, è obbligato a non stare ozioso anche il ricco capitalista che non ha bisogno di lavorare per vivere. Se invece qualcuno è incolpevolmente improduttivo, non cessa perciò di avere il diritto alla vita e i suoi fratelli nel comune Padre Celeste, hanno il dovere di aiutarlo. Da ciò la legge etico-economica che è superfluo dei ricchi vada per diritto divino ai poveri, perché il superfluo dei ricchi non appartiene loro ma appartiene a Dio e quindi il negarlo ai poveri significa rubarlo a Dio che lo possiede. Quindi il concetto fondamentale, allora, la proprietà privata è lecita, però è subordinata al bene comune, cioè alla servitus socialis, non solo a quella legale per cui lo Stato ha diritto di espropriare pagandola, per esempio una casa per allargare una via, ma ad ogni forma di dovere sociale che tende al bene della società. Perciò la dottrina cristiana è la negazione del principio etico-economico dello ius utendi et abutendi. Infine il terzo sistema, il collettivismo, che si traduce in sistemi comunisti o socialisti, cade nell'eccesso opposto, ossia nega i diritti dell'individuo per esagerare, per estendere oltre ogni limite quelli sociali. Quindi un esagerato e ingiusto predominio della solidarietà umana. Il collettivismo riconosce negli individui il diritto alla sussistenza, l'obbligo degli abili di lavorare, anche per quelli che non lavorano, ma tutto deve essere regolato per legge e amministrazione collettiva che rappresenta l'unico padrone, ossia l'io collettivo, il noi, la comunità. Questa sola possiede i mezzi diretti e indiretti di sussistenza, terra, abitazioni, strumenti, li distribuisce agli individui a titolo di retribuzione del lavoro o di partecipazione dell'assistenza. Quindi non ci sono né ricchi né poveri, né proprietà né capitale. L'attività e passività economico-sociale sono riconosciute come obbligo tassativo individuale nel senso tecnico di partecipare al lavoro comune per avere il necessario da vivere per sé e per gli inabili, nonché per la pubblica amministrazione. Ecco, interessante il giudizio che dà Monsignor Benigni sui sistemi socialisti e comunisti. Li definisce un'eresia cristiana, ma se come il socialismo odierno, diciamo, oggi il socialismo pare scomparso, ma in realtà serpeggia ancora nella nostra società, nessuno vuol più chiamarsi socialista, tantomeno comunista, ma l'idea esiste ancora. Se il socialismo rinnega ogni credenza spirituale e si professa materialista, mascherandosi da eresia pagana,
raggiunge il colmo dell'assurdità. Infatti, ci sono stati anche collettivisti cristiani, o piuttosto cristianoidi, come lo gnostico Carpocrate. Il collettivista cristiano dice: Dio ha dato tutto in comune a tutti, perché dunque gli uomini hanno introdotto il diritto privato del possesso. Tutto deve essere a disposizione di tutti, perché questa è la volontà di Dio. L'errore di questa teoria, che portata alle estreme conseguenze è distruttiva anche della famiglia e porta alle immondezze del libero amore, sta nel supporre una contraddizione tra la disposizione universale di Dio, che ha destinato a tutti i beni della terra, e il possesso e il diritto privato. Dio ha dato la terra all'umanità perché essa ne vivesse, ma questo non include che tutti la posseggano in comune, già che il possesso di alcuni non è in contraddizione con la sussistenza di tutti. Altrimenti tutti i nullatenenti dovrebbero di fatto morire di fame. Quello che si include è che la proprietà privata sia sempre, come abbiamo detto, subordinata e limitata dalla servitus socialis, della generale sussistenza. Pertanto un tale collettivismo, eresia cristiana, è estrinsecamente logico, prescindendo dall'intrinseco errore, cioè l'errore è il falso supposto pratico, cioè che per garantire la sussistenza di tutti ci voglia il possesso di tutti. Ma se non fosse l'errore di fatto, la deduzione logica sarebbe veridica. Il pensiero corre all'oggi, a un Bergoglio che dice i comunisti la pensano come noi, oppure a Giovanni Spadolini, che scriveva il papato socialista, lo scriveva nell'immediato dopoguerra, in cui in pratica sosteneva che, intendendo il socialismo come ideologia, come ideale eterno, non storicamente determinato, c'è un socialismo che è connaturato a tutta la storia della Chiesa del cristianesimo, e definiva Papa socialista Leone XIII il Papa della Rerum Novarum. E diceva che il socialismo è assai più connaturale al cristianesimo di quanto sia il liberalismo. Abbiamo visto invece come sia chiara la spiegazione di Monsignor Benigni: il socialismo è il socialismo che prende a prestito i principi spirituali del cristianesimo per avere una base logica. In caso contrario si tratta di un'eresia cristiana, o, se diventa materialista, un'eresia pagana. Lo spiega molto bene, chiedendosi su che cosa esso fonda, su che cosa il socialismo e il comunismo fondano il principio della solidarietà, il principio statico della solidarietà, che è pure così superlativa da vietare al privato ogni possesso. Qual è il principio assoluto, tassativo, inevitabile, in forza del quale io debba lavorare anche per un altro che non può lavorare, essendo egli cieco e sordomuto? Quale principio non spirituale costituisce questa determinazione, cioè che la cecità, la sordità e il mutismo di lui siano un fatto che genera per me l'obbligo di lavorare anche per lui, di contribuire a mantenerlo? La fratellanza umana, ma se questa non è anche spirituale, resta un fatto materiale di generazione, e rimane sempre da dimostrarsi che il fatto fisiologico dello stesso sangue determini un obbligo morale di assistenza, di aiuto. Insomma, non se ne esce, non potrà mai dimostrarsi che un fatto puramente biologico, come l'appartenere alla stessa specie, generi un obbligo morale. Bisogna per forza fare riferimento a un principio spirituale, perché un obbligo morale può derivare solo da un principio spirituale, e in questa maniera il collettivismo cade in una spirale senza fondo. Ammesso il materialismo, si impone l'individualismo più implacabile, e non c'è nessun principio al mondo che possa obbligare una persona ad aiutare un'altra.
Tolta la spiritualità, l'economia sociale, i suoi problemi non sono regolati altro che dalla legge belluina della zanna o della zampa più forte. Se pertanto il collettivismo materialista tentasse di darsi una parvenza logica, presentandosi come eresia pagana, cadrebbe nell'assurdo. La frase «noi uomini» vale infatti per la fisiologia e magari al massimo per la poesia, ma non può entrare nel terreno dei diritti e dei doveri senza far riferimento a un principio spirituale. Dunque, l'odierno collettivismo che predica l'uguaglianza, la fratellanza umana, il diritto dell'inabile, la sussistenza, la condanna dell'individualismo egoista e altre belle cose, recita una turpe commedia, perché sfrutta le deduzioni dello spiritualismo cristiano rifiutandone però i principi. È quello che tutti i cattomarxisti, cattocomunisti, i teorici della liberazione e oggi lo stesso Bergoglio hanno dimenticato. Quando il propagandista socialista per persuadere un popolano comincia col dirgli «ti par giusto che siano mantenuti meglio tanti cagnolini dei signori che tanti figli del popolo?» Il popolano ovviamente risponde «no». Il propagandista però si guarda bene da domandargli ragione di questo, perché il popolano non potrebbe che rispondere facendo riferimento a un concetto etico cristiano. In tal modo, dice Monsignor Benigni, oggi il socialismo sfrutta l'ambiente morale creato da tanti secoli di cristianesimo, ambiente per cui certi principi cristiani sono diventati assiomi sociali sui quali non si discute nemmeno, sradicandoli però dalla loro radice e quindi cadendo nella più assoluta contraddizione. Un'eresia cristiana, dunque, in quanto solamente dalla dottrina cristiana esso può prendere un titolo colorato per la sua esistenza. Come eresia pagana, cioè come deviazione dei diritti limitati dall'io singolo all'io collettivo, è un'assurdità fenomenale, cioè una contraddizione in termini. Ecco, e poi aggiunge che nel periodo storico esaminato in questo libro, sia il periodo pre-costantiniano, si trovano di fronte i sistemi dell'individualismo pagano e del cristianesimo, la solidarietà cristiana, mentre del collettivismo, il collettivismo non è tra gli attori in campo, perché in questo periodo rimane limitato alla filosofia, la Repubblica di Platone, che restava nel regno delle nuvole, mentre nel campo cristiano lo si trova soltanto nelle utopie di alcuni millenaristi dello gnosticismo, dei carpocraziani. A questo punto, per poter studiare più da vicino la dottrina economica o sociale dei cristiani pre-costantiniani, è utile riassumere la generale dottrina cristiana economico-sociale come si è conservata attraverso i secoli, dalla base evangelico-apostolica fino agli insegnamenti papali.